da qualche giorno assessore. Parliamo di deleghe importanti, pesanti. Quali sono le prime impressioni? Ma le prime impressioni sono, ma direi buone, nel senso che ho preso contatto con gli uffici e nonostante entrambi i servizi, cioè mobilità e governo del territorio, assetto del territorio, non siano particolarmente, diciamo, ben dimensionati, sono un po' sottodimensionati per la verità, ho trovato persone molto motivate, con programmi e progetti già avviati che si tratta di portare a termine. Abbiamo due, diciamo, due livelli di lavoro, uno è quello di portare avanti le cose che erano già avviate e che bisogna appunto completare, magari meglio definire come ho detto prima, l'altro quello di definire una, in qualche modo una strategia di fondo che caratterizzi questo scorcio del mandato, insomma. Il mobilità e il traffico sono per la verità i temi più importanti in tutte le città contemporanee. Qui non c'è differenza qui a Pescara. Noi adesso dobbiamo mettere mano ad alcuni strumenti di indirizzo e anche operativi che sono il piano urbano del traffico che non c'è da molti anni, dall'inizio degli anni 2000, il piano di mobilità sostenibile, certamente anche di un trasporto serio che colleghi Pescara con l'area metropolitana. Questa è l'area metropolitana, peraltro è un problema molto importante che non riusciremo certamente a risolvere in questi pochi anni, ma che credo che sarebbe utile e intelligente impostare in termini di politiche territoriali sull'area un po' più vasta rispetto a quella di Pescara.